Volevo ringraziarti. Grazie, 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 grazie. Grazie per le 1000 visualizzazioni. È un traguardo importante e sono emozionato, davvero. Davvero, grazie perché mi dai la voglia di andare avanti, di creare nuovi contenuti, di parlarti dell'ospitalità, di parlarti anche dell'azienda, di tutto ciò che comunque ho sbagliato, ho dovuto fare, un percorso di crescita, passando attraverso degli errori. Ecco, il consiglio che voglio darti, anche sotto Natale, è di continuare a sbagliare, sbaglia, sbaglia, perché comunque vuol dire che stai andando avanti in un progetto, in un processo di crescita, stai facendo cose nuove, perché quando è che sbagli? Quando provi a fare qualcosa che non hai mai fatto. Beh, insomma, si può anche sbagliare 2 volte, anche 3 per carità, però di solito dopo lo sbaglio c'è comunque un insegnamento, c'è un apprendimento. E quindi vuol dire che se stai sbagliando ancora, stai cercando di fare cose nuove. Quindi va benissimo, va bene, mi piace condividere con te questo tempo, mi piace fare questo percorso con te. E lasciami dei commenti, commenta, interagiamo, scrivimi mail, fai quello che vuoi. Ci sono qualsiasi cosa, qualsiasi argomento di cui vuoi parlare, chiedi, magari se non sono io già formato su quell'argomento, chiederò a qualche collega di fare un video. Anche ospitandolo all'interno del canale, per carità, siamo comunque una comunità, non sono da solo, c'è un intero staff che collabora con me, che fa un percorso di crescita insieme a me e ti voglio raccontare questo mio classico intercalare. Oggi siamo intimi, siamo in una delle camere, questa è una delle deluxe con la vasca idromassaggio. Siamo intimi, quindi diciamo così, ti voglio raccontare una cosa carina che mi è venuto in mente proprio adesso, così, all'istante. Ah, premesso, gran parte dei miei video sono naturali, non c'è un copione dietro, ma sono io davanti alla telecamera che dico le cose che penso e che racconto la mia esperienza, che ti parlo anche dei miei errori, ma soprattutto per far sì che questi errori possano significare un insegnamento per te e anche un memo per me, così, diciamo. Cerco di non rifarli. L'inerzia del primo passo è una cosa bellissima. Ieri era domenica, stavo lì a casa da solo, mi sono messo a sistemare delle cose che erano ferme lì da tantissimo tempo. Dovevo rimontare un piccolo mobiletto che copriva l'impianto termico dell'appartamento e ho cominciato a rimontarlo. Poi però c'erano tante altre cose, c'era tutto un guardaroba da risistemare, che poi non era un guardaroba ma più un ripostiglio. E penso che anche dentro casa tua hai un ripostiglio. E che stava lì da tanto tempo, con tutte le attrezzature, e mi piace tanto l'hobbistica, quindi ho tanti attrezzi a casa. In casa mia è quasi come il Leroy Merlin. Scherzando, mi manca soltanto un compressore dentro casa o un saldatore industriale, ma penso che non siano proprio utili a casa. E mi sono messo lì a sistemare questo ripostiglio controvoglia, perché comunque chi ha voglia di sistemare un ripostiglio? Dai, su, diciamo la verità. E mi sono messo lì piano piano, dopo aver rimontato questo piccolo mobiletto, ho subito l'inerzia del primo passo, una cosa fantastica. Cioè, che vuol dire? Che quando tu cominci a fare un passo, cioè ti cominci a fare un qualcosa, poi piano piano, piano piano, piano piano inizi a prendere voglia di fare di continuare e alla fine, beh, non ci crederete, ho sistemato tutto quanto il sottoscala, quindi ho sistemato tutto quel guardaroba ripostiglio e mi sono sentito davvero molto meglio. Riordina la tua vita, il tuo guardaroba e fa sì che tutto sia al posto giusto. Ti sentirai molto meglio. Il tuo direttore preferito. Ciao, ci vediamo in un altro video. Ciao, lasciami un like e iscriviti al canale. Ti chiedo di iscriverti al canale anche senza attivare la campanella. Ho bisogno di iscritti per sbloccare delle funzionalità che YouTube mi offre. Ciao, ovviamente per darti un servizio migliore, non per guadagnarci qualcosa. Ciao.